Bianchi, Gabriele e Leonora, i genitori di Leonora. Questa piaggia è adattissima a famiglie, mi stanno colpendo con la pallina. E no, io non gioco. E c'è una partita accesissima di racchette e Gabriele non ama perdere. Intanto che loro giocano, io mi sa che mi farò la prima bella nuotatina. Adoro nuotare in queste acque perché sono acque super calme ed oltre ad essere calme hanno una temperatura veramente perfetta, trasparente, quindi vedi il fondo, e potendo vedere il fondo è molto più comodo andare a nuoto di lunghe distanze perché ti dà più sicurezza, vedi quello che c'è sotto di te, no? Anche niente di questo vlog perché c'è il vento molto forte. Oh, che veniva stupendo però. Molto bella l'acqua, è molto bella. Sì, l'acqua è trasparente, ci sono tante meduse quest'anno. È stato probabile. Ho dovuto fare un po' di slalom perché finché le meduse sono basse ci sta, ma quando sono in superficie e devi nuotare è un po' adrenalinica. Sì, perché tu hai la testa bassa, poi a un certo punto alzi la testa e ti vedi sto coso bianco davanti. Meno male che queste qua non hanno tentacoli, sono corte e compatte, quindi finché non sei tu a andare addosso a loro effettivamente non è che sono un gran pericolo, però se non le vedi Ah, guarda, mi piacerebbe far vedere di più di Caminia. Gabriele, Gabri, prendiamo GoPro? Stupenda Caminia, bellissima esperienza, è una spiaggia corta, piccola e per questo è un po' limitata con le persone perché possono arrivare solo X persone, poi quando il parcheggio è pieno, quando la spiaggia è piena, basta, non arriva più nessuno. Per questo a Caminia conviene venire molto presto al mattino se si vuole avere un posto, e, o se no altrimenti tardi nel pomeriggio quando c'è il riciclo, cioè la gente se ne va. Ho scelto come sempre di venire presto al mattino e poi comunque di andarcene perché io non reggo tanto il sole del mezzogiorno e normalmente ci fermavamo qualcosa per bere qualcosa al bar, oggi invece abbiamo ancora le cose da fare, dobbiamo ancora fare la spesa, quindi ce ne andiamo. Comunque se sei in questa zona e se stai facendo foto e video, condividili usando l'hashtag Esplora Calabria. Esplora scritto in italiano con la S. Andiamo a comprare due cose al supermercato e il vlog per oggi è chiuso. C'è l'ora! Senza volante però.